Anche questa settimana è con noi in frequenza il nostro ginecologo, il dottor Luciano Galletto. Ben trovato come sempre. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di nuovo di gravidanza e parliamo dei farmaci che si possono usare durante il periodo della gravidanza piuttosto che quelli che invece sono sconsigliati, anche perché spesso le donne che aspettano un bambino non sanno mai come comportarsi, anche magari a volte di fronte a un raffreddore, no? Certo, questo argomento è veramente un argomento di grande importanza per la donna in gravidanza e talvolta è un argomento molto enfatizzato proprio perché per la paura che l'assunzione di qualsiasi sostanza possa creare problematiche allo sviluppo dell'embrione del feto. A questo proposito vale la pena di ricordare un dato importante. Nelle prime 3 settimane di gestazione, quindi nella fase di passaggio in cui la donna non ha ancora la percezione di essere incinta e nelle 2 settimane che seguono al ritardo mestruale, quindi nel momento in cui la donna fa il test di gravidanza e appura con chiarezza la diagnosi di gravidanza, il meccanismo di impianto dell'ovulo fecondato all'interno dell'utero è caratterizzato da una fase che viene definita dai biologi la fase istiotrofa, cioè le sostanze di nutrimento, le proteine, gli amminoacidi, i glicidi che servono per il rapido sviluppo, la rapida divisione cellulare dell'embrione appena formatosi, non hanno praticamente contatto col meccanismo circolatorio materno. Quindi in realtà qualsiasi sostanza chimica che sia all'interno dell'organismo materno non passa la barriera uterina e quindi non arriva all'embrione. Quindi ci sono molte signore che hanno grande preoccupazione, grande paura di eventuali farmaci utilizzati nelle primissime settimane o anche nei giorni precedenti l'arrivo della mestruazione, che poi non ci sarà perché è iniziata la gravidanza, hanno un terrore proprio di eventuali farmaci assunti in questo periodo. Vale la pena di spendere una parola di assoluta tranquillità. Non c'è nessun passaggio di sostanze attraverso la parete uterina e la zona in cui si va a impiantare l'embrione. Dottore, questo mi fa pensare quanto sia perfetta la macchina umana, no? Assolutamente. Per cui quando poi la donna ha la percezione data dall'esame dell'urina o del sangue di positività del test di gravidanza, ha la certezza di questo quando si effettua un'ecografia del primo trimestre in cui si valuta la posizione dell'embrione, il numero degli embrioni, la sua adesione alla parete uterina. Da questo momento in avanti, allora la donna ha la certezza della gravidanza e allora bisogna utilizzare tutte quelle precauzioni che sono consigliate per i farmaci. E va detto che al di là dei farmaci mirati proprio al favorire l'evoluzione della gravidanza, parlo dell'acido folico, parlo talvolta del progesterone naturale che viene somministrato per favorire un corretto impianto in alcuni casi della gravidanza, al di là di questi farmaci è opportuno evitare l'assunzione di qualsiasi altra sostanza medicamentosa. Perché? Perché è la fase, quella che va dalla sesta settimana alla undicesima, dodicesima settimana, in cui si forma l'embrione, in cui si vanno a formare i vari organi ed apparati dell'embrione e quindi qualsiasi insulto chimico che potrebbe a questo punto passare attraverso la struttura che fa da coniugazione tra l'embrione e l'utero materno, si chiama trofoblasto che poi diventerà placenta, ebbene allora è opportuno in questa fase ridurre al minimo l'assunzione di farmaci. Peraltro vi è una grande, diciamo, tranquillità per certi farmaci da utilizzare in questo periodo perché sono stati analizzati, studiati e quindi si è evidenziato che non hanno alcuna ripercussione su quella che è l'embriogenesi. Vi sono altri farmaci invece che non devono essere assunti. E qui indubbiamente è il medico e l'ostetrico, il ginecologo che sono deputati a fornire le informazioni necessarie. Dottore, io credo che per oggi possiamo fermarci qui, anche perché il tempo a disposizione, ahimè, è terminato, ma nell'appuntamento della prossima settimana potremmo proprio parlare in maniera specifica di questi farmaci, anche senza Certo. fare nomi, ma parlando semplicemente delle proprietà che contengono, affinché si possa capire cosa si può assumere e cosa no, nello Esatto, specifico. certo. E soprattutto perché noi dobbiamo differenziare nel periodo della gravidanza varie fasi che hanno una diversa suscettibilità e un diverso passaggio del farmaco stesso attraverso la placenta. Quindi direi senz'altro ci aggiorniamo alla prossima puntata. Assolutamente, io la ringrazio per essere stato con noi oggi e l'appuntamento alla prossima settimana. D'accordo, grazie e buona giornata.